Madonna ragazzi, cos'è sta camminata a mo' di modelli? Dai, cosa c'è da prendere? Ha tutta la roba che vuoi, Giova, c'ho la macchina che è strapiena. Salve, dov'è lei? Sono qua, salve. Buonasera. Ma non hai visto il suo albero di Natale? L'ho portato io l'albero di Natale, Giova. Dai. L'ha appena finito di mettere. Alessia. Arrivo. Signori, siamo qui per festeggiare il Capodanno con le luci. Aspetta, ma fa compagnia a Tachito quello, è bellissimo. È suo fratello. È Maguro. Eh sì. Ora possiamo rifare il video, prego, spegni pure la luce per favore. Ecco, ora è molto più ambiente con l'alberello di Natale qui, l'Asia, le lucine. Io faccio ambiente? Sì, chiaro. Allora, il sogno? Sì. È Yoda. No, non è troppo basso. Expelliarmus. La vera domanda è perché c'è una bacchetta appesa lì tutte le volte? Valentino Chiaro. Andrea già lo sai. Chiamo Fabrizio, mi chiamo tutto fresco di zona. Allora, questo è Giovanni che c'ha Pinocchio, GB c'ha Peter Pan, l'Asia Cenerentola e io c'ho Biancaneve. Signori, è il momento del primo brindisi. Giovanni andrà con l'acqua perché tanto... Un cin. Salute ragazzi. Cina. Un cin dovuto. Buono. L'hai messo. L'ho messo. Parecchio. L'ho messo. Quindi il piano di adesso è fare le tartine. Sì, perché almeno non vanno scaldate, possiamo averle già pronte per il dopo allenamento. Fatto. Guarda che belli però i tovaglioli. Sono belli. Che belli, sono belli. E le posatine? Sono bellissime. Allora, vabbè, il dress code in teoria era il pigiama tamarro e le cross. Però queste pattine diceva che sono molto comode. Io avevo già ste pattine. Expelliarmus! Ecco, oh, è volato un coltello, Prima poi anche non lavarlo, mi fido. Ok, tanto l'ho raccolto prima di 10 secondi. Ma anche prima di 3. E il burro è per il salmone, se facciamo solo gamberetti e solo maionese. Esatto. Ah, quindi facciamo solo maionese? Ah, sì, okay. Faremo dopo il salmone. Okay. Allora, Giova, te lo requisisco intanto. Sì, sì. Cioè, te lo requisisco, cioè, via. Prendi via. Anche il mio coso di maionese. E la crocodile chi è che la doveva portare? Cosa volete perdere prima voi? Un indice? Un mignolo? La dignità? No, io ragazzi ci tengo. La televisione di mia mamma. Mi lavo le mani perché vuoi... No, non preoccuparti. E tu devi solo mettere l'erba cipollina se vuoi. E magari una punta di sale. Va bene, non faccio un c***o per no, perché? Vabbè, vuoi mettere i tuoi gamberetti? No, fai. Vabbè, te Asia però non saresti nuova ai commenti su Twitter / Instagram. Mamma mia, ragazzi. Ma non lo dire al suo canale YouTube, per favore, per carità. No, sta solo registrando, Asia. Saluto da Real Time. Allora non... Ah, è vero. No, mi prego. No, non lo diciamo, tranquilla. Tanto quando inizierà a salire, lo capiranno da soli. Ma l'ha già presa la shitstorm. Ah, ma lei è quella di cortesia degli ospiti? No. Cortesia per gli ospiti. Guarda, tappina con la maionese. Ho letto di questa tribù in Africa che la grandezza media, cioè la cosa è 20,2, che è tantissimo. Che è tantissimo, 20 punti. Vuol dire che ci sono quelli c'è che gente hanno. Da 25. Esatto. Cioè, ma scusa, ma gli hanno misurati a tutta la tribù? No, ci sono quei calcoli che fanno, probabilmente. È andato lì il giornalista di televisione. Scusate. Mi ha finito di parlare di pipi o...? Sì, basta. Vabbè, allora parliamo sempre di tribù d'Africa. Ma scusa, ma perché tu non inizi a fare qualcosa e nulla facente? ecco. Questo è tipico di Lucio Ciro. Devo mettere solo l'erba cipollina, non l'hai messa. Tipico di Lucio Ciro, che con una rapidità di mano mangerà. Non hai messo neanche quella. Vabbè, adesso, solo perché io il mio personaggio è un ladro criminale su D&D, non vuol dire che subito così... Io sono un nobile, dovrei vedervi lavorare. Ecco. Ah, facciamo vedere questa cosa qua, perché l'Asia giustamente l'ha tirata fuori. Questo è il menù di stasera. Ma mettilo come PDF in grande sul video, montalo. Sì, dopo lo mettiamo come si deve. Cioè, ragazzi, qua è una cosa seria, Non so se ci capiamo, c'è tris di crostini, il primo, il contorno, il dolce, c'è tutto accompagnato. Cioè, vedrete. Christmas! Gemma di mare metterai... Scusa, Mare, cosa faccio una m***a? Cioè, anche quelli con i pegatini e cose li fai tu. Sì, va benissimo, cioè va benissimo. Hai fatto adesso tanto ti spacco di trazione. Dai, sì, 5 kg, ma, cioè, io siamo. Devo morire per pressione osmotica.
le saline di cervia queste, ragazzi, cioè anche voi. Tutti i chef, tutti i chef che ha messo un po' di maionese, due gamberetti. L'erba cipollina non ha neanche finito di metterla. Quattro gamberetti, ragazzi. Ciascuno. Ma cosa stai facendo te? Scusami. Gli acquisti. Ah, bello. Però metterò dei nomi fancy. Quindi il nostro Jonathan che ha fatto il cambio outfit. Lui è? Il lord dei polletti. Il lord dei polletti, che dovremmo essere noi, da quel che ho capito. E invece GB è il principe barbabietola, solo perché c'è la barba. La duchessa spargisale, il gatto delle nevi. Giusto perché ho messo il sale io su questi qua. La terrona romagnola, ho detta il tofu, perché non sono né carne e né pesce. Non glielo posso dire. Cosa è? Ma non mi fanno impazzire. Non sono pazzi, dai. No, no. Le mangio io. Vabbè. Io voglio mangiarmi la punta. La motosega. Del pane, voglio mangiarmi la punta. Mangerò la punta. Okay. Non è una cosa che vi chiedo, è una cosa che farò. Allora, Giova, tu volevi la punta? Assolutamente. Va bene. Quanto punta? Non così tanto. Questa punta? Sì. Ok. In famiglia la punta è sempre mia, che è una cosa mia. Una volta è una. Va bene. Allora, quindi questi andranno tutti scaldati? Sì. Li scaldiamo adesso, sì. Esatto, prepariamo magari una pentola. No, una padella. E... Vabbè, che è uno che chiama cucina tutto. Questa è una cucina, sì, cucino, e io dove cosa faccio qua? Sì, ma cucino, il piano cottura è una cosa. No, è cottura. No, piano cottura. Giovanni, c'è la puntina per te, guarda. Grazie. C'è la punta alla mangiala. Cosa c'è? Bello mio. Abbiamo fatto una gara di trazioni, dip e push up. Con quelle. Stiamo facendo, anzi, con il coso che gira. Quindi noi giriamo e chi esce deve fare la penitenza, no? Ho perso. Dovevo fare 5 trazioni con l'elastico, sono morta prima. Ti consiglio 2 shots. 2 shots? No, si va con uno adesso, non è che... Più greco, vieni. Madonna, chiamalo Cicchetto, ma sì, era bello pieno. Consigliamo 2 shots. Brava! Andiamo pure avanti. Via, buonissima. Adesso spari le tre. Noi giriamo sto schifo qui, no? E puntualmente c'è Giovanni, è incredibile. Ah, niente, raga, alla fine ho bevuto solo io. Cioè, io boh, sti uomini sono riusciti a far tutto, è incredibile. Ragazzi, un bel brindisino e via. Sì, e diamo inizio al nostro Capodanno. Mi sembra che abbiamo la birra. Esatto, invece te al limone. Dai, prima il signore. Va bene, allora. Io sono curiosa di quella al cocomero. Quindi questa, questa, dai. È andata, via, forza. Siamo diventati una c***o di catena di montaggio. Questi sono a crudo, poi l'Asia ci li scalda e diventano così. Che benessere. Belli sudati. Abbiamo cambiato l'outfit, adesso siamo tutti in pigiama. Cioè, Giovanni, ma quanto sei sborone così, col pigiama di Star Wars e il coso sopra così. Voi di cosa avete il pigiama, scusa? Io niente, perché ho Yoda, e Marvel, ma lui è a tema. Però lì siamo al buio. Che sembriamo, bellini. Sembriamo tipo un tugurio. Ma io sembro tipo Elton John, non so, con quegli occhiali così gialli. Io non vedo l'ora di mangiare tutte tagliatelle, Asia. Uguali, contrasto, uguali. Possesso fare. Lei buscate, ma è inutile che stai sempre a fare della polemica. Contrasto. Cioè, possesso farla, più o meno siamo lì. Passaggi uguali, possesso neanche di più. Più assist. Più tiri. Ti importa, quasi uguali. Cioè, ti rendiamo conto. È perché sei scarso, non sai tirare. Guarda, è impressionante. Infatti la determinante sono i tiri, secondo me. Cioè, lei usa un effetto strano. Ma io ti dico, non le realizzi. Oh, meno male che mi voleva rari in sto gioco, Scusa, sì, adesso. Sì. Continuo a buscare. Asia, 20 tiri io, 0 gol. Lei 15, 5 gol. Continuo a dire che non c'è niente di strano, lei. Asia, fammi vedere sta magia, per favore. La magia? Asia, mi sta distruggendo, Giovanni. Quanti sono? 700 grammi di pasta in 4? Sì. Pasta fresca, poi. Pasta fresca, però. Fatta con le manine dell'Asia, brava. Tutte sante mani. Anche di Giovanni la pasta, ragù, ecco. Con le mie sole sante mani. Che siamo passati ieri sera da lei ad assaggiarlo. Sì, comunque quasi mezzanotte. Infatti. Sembra più una schimicata che una cena di Capodanno. È vero. Fa ridere il fatto che abbiamo una quantità di vino industriale tra questo, quello in frigo, e non abbiamo una pre-bottiglie. In tutto il loro splendore, belle fumanti. 5, 4, 3, 2, 1. Eccolo. Peppe. No, vedi che devi. No, no. Quest'anno è iniziato via. Noi donne qua ferme. Che bravi uomini, che bravi veramente.
Allora? Sei soddisfatto che mi hai tirato un dado maledetto? Yuppie. Come si chiama sto film che voglio vedere, scusa? Dabbe Cinkarpmasi. Asan, Kara. Sono le 3 e 18. Cara. Secondo me nessuno dura fino alle 5:20. Assolutamente no. Cara Kadag. Dobbiamo far vedere di nuovo la foto del regista anche per... Cara Kadag. Posso vedere il regista, sì, sì, arrivo. Allora, il regista è lui. Comunque ce l'ha consigliato Giovanni. Non è vero, l'ha consigliato JB. Allora... Justin Bricolo, il regista è lui. La prima cosa che mi chiede è: riuscirò a mettermi a contatto con questo uomo? Chiedere perché c'è una cosa su Instagram. Allora, c'è 9000 follower. Grazie. È uno, è lui. Sì, sì, uno è lui. Scusa, com'è che si chiama? Il regista si chiama San Cadrega. Scusa, cosa vuoi scrivere al regista? Allora, iscriviamo un messaggio da Asan. Dear Asan. We are huge Dear friends. Asan. Siamo ancora... quarta volta. I and my friend. Me and my friend. Cos'è? Ciao, I miei amici. Me and my friend. Tanto in Turchia che ora sarà l'altra del pomeriggio. And my friend. Adesso non è che sia così distante la Turchia, vabbè. Me and my friend. Magari non è Turchia in questo momento. My and my friend. Oh, magari a Miami a ballarsi la fresca, che ne sai te? Fatti i soldi con i film. Me and my friend. Like a lot. Love Dabbe. Love, proprio siamo infatuati. Cioè, è pure da guardare in sottotitolato. Sì. Oh, santo piripillo. È in turco. Ah, beh, chiaro, perché effettivamente chi è che non sa il turco? Duolingo, scusa. Devo fare Duolingo del turco, non basta già fare inglese e spagnolo, No, in turco. Fai il recapire del messaggio. Me and my friend are very fan of your film Dabbe. Great job, punto, a capo. E love from Italy. Italy. Bravo. Love, si prova sempre che si provi con lui. Vai. Mi invia la foto del $2000. Love from Italy. Ecco, mandato. Fa vedere. Bravo. No, sei schiantato. Buongiorno principessa, hai dormito bene? No. Ragazzi, cosa abbiamo per colazione? Scusate. Allora, come gli arancini? Delle patate speziate, un piatto di pasta ragù e per chi vuole anche un po' di tè e biscotti. Signori, i nostri festeggiamenti sono finalmente finiti, sono le 4 di pomeriggio ed è tempo di tornare a casa. Che dire, noi ci vediamo nel prossimo video.